Allora, buon pomeriggio a tutti. Cercherò di essere breve, peraltro la mia presentazione è esteticamente veramente brutta dopo aver visto tutte queste con foto, film, eccetera. Però cercherò insomma di fare di tutto per essere efficace per farvi capire questo fondamentale rapporto che c'è tra il concetto di autoproduzione e quello di benessere. Vado. Allora, innanzitutto una definizione della produzione, il concetto proprio di appunto produzione familiare, perché l'autoproduzione poi sostanzialmente è la produzione attuata dalle famiglie. Definizione proprio dell'OCSE. La produzione delle famiglie si sostanzia nei beni e servizi prodotti all'interno del nucleo familiare dai suoi membri, che anche possono consumare questi beni, combinando il lavoro non retribuito con beni di consumo acquistati sul mercato. Ecco, cerco soltanto di farvi capire le cose, secondo me, veramente fondamentali. Da un lato il fatto che le famiglie producono qualcosa, e qui abbiamo mille esempi, quindi non passo a fare esempi concreti. Però la cosa fondamentale è notare che quando noi autoproduciamo, lo facciamo nel tempo non retribuito. In fondo è un lavoro, se vogliamo dire così, ma è un lavoro non retribuito. Lo facciamo in una fascia di tempo, potremmo dire il tempo libero in un certo senso, ma sicuramente il tempo in cui non siamo al lavoro. Eppure produciamo beni di consumo, che poi noi consumiamo, e l'altra cosa da sottolineare è che naturalmente autoprodurre non vuol dire stare fuori dal mercato. Perché compriamo comunque materia prima, quindi acquistiamo beni sul mercato che poi trasformiamo per fare il sapone fatto in casa, però per fare il sapone fatto in casa compreremo la cera d'api, compreremo gli oli essenziali e quant'altro è necessario per farlo. Quindi questo è un primo concetto fondamentale che forse risponde anche un po' a certe paure che possono aleggiare sul fatto che autoprodurre poi significa in qualche modo fare uscire dal mercato anche figure come possono essere i designer o altri che diciamo, fanno del loro lavoro la produzione artistica. Secondo me proprio questo non è il rischio. L'autoproduzione è importante, ma ovviamente anche in termini, e adesso lo vedremo, statistici, è comunque una fetta di quella che è la contabilità nazionale. E questo è il secondo punto che vorrei sottolineare. Quello che viene autoprodotto no, è attività non di mercato. E questo vuol dire che se facciamo riferimento alla contabilità nazionale, queste attività non rientrano nei conti appunto della statistica, diciamo così, della contabilità nazionale. Quindi ciò che viene prodotto, il valore aggiunto che viene prodotto, non passando per il mercato, non dando tracciabilità economica, non rientra nei conti nazionali. C'è una soluzione, naturalmente, nel senso che questo è un grosso dibattito che si muove da molti anni. E ha portato molti appunto, paesi ad estendere i sistemi di contabilità nazionale creando i cosiddetti conti satellite, che sono conti all'interno dei quali si cerca, con metodologie di calcolo, di integrare i concetti dei quadri centrali, appunto dei conti economici nazionali, con la produzione domestica. E infatti l'attività domestica, che include appunto queste attività non di mercato, prevede ciò che viene prodotto a livello domestico, come queste misure impattano sul reddito delle famiglie e quindi il tema è il consumo e anche il risparmio. Ecco, qui io lascio solo la slide, non sto proprio a leggere tutto, ma la produzione familiare non destinata al mercato può, appunto, possiamo fare molti esempi, ci sono molte categorie e se ci pensate forse in questo festival sono tutte rappresentate, tutte le attività connesse all'alloggio, alla casa. Acquisto, affitto, manutenzione, attrezzatura, arredo, casa, riscaldamento, raffreddamento e quant'altro. Tutto ciò che è connesso alla nutrizione, tutto ciò che è connesso all'abbigliamento, la cura e l'assistenza. E infine una cosa rilevante, l'aiuto informale e il lavoro volontario, tutte le attività di supporto informale e di volontariato svolte a titolo gratuito. Anche queste rientrano da un punto di vista, diciamo statistico, in quella che si chiama l'economia informale, cioè appunto quella che non riusciamo a formalizzare e far passare dentro ai conti, appunto, nella contabilità nazionale.
Ecco, ha senso però valorizzare queste attività di lavoro non retribuito? Io ho dato semplicemente una serie di risposte, la questione è complessa poi, però sì, ha senso, perché? Perché la contabilità nazionale sarebbe più completa e proprio l'ultimo censimento delle imprese, guarda caso, scusate, gli ultimi dati Istat, compresi quelli del censimento delle imprese 2011, stanno cominciando a porsi il problema dell'economia informale, perché non abbiamo un quadro completo davanti a noi del sistema economico nel suo complesso. Ci sono molte zone oscure, il volontariato, per fare un esempio, è una forza lavoro fondamentale e non abbiamo la valorizzazione economica del volontariato, eppure sappiamo benissimo che moltissimi ambiti della società, della cultura, del turismo, quello che volete, si sostentano attraverso la forza dei volontari. Si può fare? Sì, con la costruzione dei conti satellite e con metodologie di calcolo esistenti. Si deve fare? Sì, perché la produzione familiare è fonte di incremento dei risparmi delle famiglie. Ma attenzione a non pensare che è soltanto, come dire, che soltanto le famiglie risparmiano, perché qui sta un po', come dire, secondo me un misunderstanding possibile, cioè il fatto di pensare che facendo autoproduzione si spende solo di meno, ma si produce, nel senso, scusate, anche della, come dire, appunto del PIL di meno. Le famiglie risparmiano, è vero, però continuano anche a comprare altri beni e soprattutto, questa potrebbe essere una bella, diciamo così, una bella visione, non solo una visione ma anche una bella tendenza, se si cominciasse ad autoprodurre tutta una serie di beni, magari quelli più sostenibili o quelli che ci portano ad essere più sostenibili come stili di vita, potremmo in qualche modo risparmiare soldi per concentrarci su quei beni ad alto valore aggiunto o per esempio quelle attività, quei beni e servizi che fanno crescere ad esempio anche le persone da un punto di vista di sviluppo umano. Faccio un esempio, risparmio dei soldi perché appunto riesco ad autoprodurre una serie di beni che servono per la casa e mi faccio un corso di lingua che mi arricchisce, mi dà delle competenze o pago un corso di lingua ai miei figli o qualunque altra cosa che in qualche modo è invece un bene che inevitabilmente, come capite, lì il concetto di autoproduzione, al di là di non essere un genitore bilingue che può in qualche modo insegnare la seconda lingua, non si pone. In ultimo, tengo a sottolineare questo aspetto fondamentale. È importante valorizzare queste attività perché c'è di mezzo una questione di genere. Come sapete, sono spesso le donne ad occuparsi di tutta una serie di attività domestica e questo, diciamo così, darebbe anche un valore aggiunto, getterebbe una luce su quello che è il lavoro femminile, che spesso appunto viene un po', come dire, maltrattato in qualche modo nell'ottica più tradizionale. Ecco, perché le persone e le famiglie svolgono attività di produzione domestica? Questo è un po', secondo me, il cuore del problema, cioè è per lavoro, o nel senso per produrre dei beni che in qualche modo utilizziamo, o per piacere? Appunto, io penso che ci siano entrambe le componenti, ma la componente di piacere barra valore che noi attribuiamo ai beni autoprodotti è molto elevata. La letteratura economica indaga anche questi aspetti fondamentali, la relazione tra il tempo speso nell'autoproduzione e il tempo sottratto al lavoro pagato. Logicamente prodursi un bene in casa vuol dire sicuramente impiegare più tempo che andare a comprare bello pronto al supermercato, però ci sarà un valore aggiunto, no? Poi, se le famiglie preferiscono i beni autoprodotti, vuol dire che hanno fatto una scelta di sostituzione dei beni che possono essere acquistati nel mercato. Però, appunto, questo fa comprendere che c'è una componente di extra benefit, ossia un valore aggiunto immateriale, nel bene autoprodotto. E qui, lo dico in modo molto qualitativo, c'è una componente di piacere, c'è una questione di sostenibilità maggiore dei prodotti che noi autoproduciamo. C'è una qualità dei prodotti, autenticità, diverso uso del tempo, c'entra anche come noi decidiamo di usare il nostro tempo, diverso valore attribuito al lavoro pagato e al lavoro non pagato.
Ecco, e qui vorrei, sono quasi alla conclusione, vorrei soltanto dire che anche nel nostro paese ci si sta muovendo verso, diciamo così, misure non strettamente monetarie per dare un confine, un perimetro al concetto di benessere, che è un concetto per sua natura multidimensionale. Non si può definire il benessere, non voglio fare citazioni, PGU o cose di questo genere, però in sostanza soltanto attraverso misure monetarie, ma è necessario, diciamo così, sviluppare indicatori di benessere che siano in grado di catturarne la natura multidimensionale. E questo dibattito sugli indicatori di benessere è ormai, diciamo, ormai in stadio evoluto. Perché? Perché dal benessere, dal sapere che cosa si misura, possiamo in qualche modo cambiare il che cosa si fa. Quindi c'è una stretta relazione tra una dimensione di misurazione di conoscenza del benessere e, se volete, il tentativo anche di un'azione politica volta, per politica intendo non la politica dei partiti, ma politica dei paesi, a realizzare un migliore funzionamento della democrazia in un'epoca come la nostra, nella quale la crescita economica è problematica. Tutto questo tema è il tema, diciamo, dell'andare al di là delle misure di PIL, ma di adottare misure, appunto, che indicatori che siano più descrittivi di quello che è il benessere. Questo è il famoso, ormai ben noto, progetto BES, che nel 2013 ha prodotto il primo rapporto in Italia, sviluppato da Istat e CNEL congiuntamente. È stato fatto sostanzialmente una ricognizione, appunto, di indicatori di benessere, indicando, appunto, 12 domini, cioè 12 ambiti che descrivono il benessere. Tra l'altro, questo è un progetto relativamente bottom-up, nel senso che è stato partecipato da diversi soggetti che hanno concorso a stabilire quali sono i domini e quali sono gli indicatori. E come vedete, sono tantissimi gli elementi che descrivono il benessere, non soltanto la dimensione economica, ovviamente, o la sicurezza o la politica, ma molte altre dimensioni estremamente rilevanti. E concludo. Uno degli obiettivi futuri è proprio misurare la sostenibilità del benessere. Spesso, appunto, la si intende soltanto in senso ambientale o ecologico, ma invece è fondamentale sottolinearne la valenza sociale e la valenza anche economica, naturalmente. Devo dire, l'autoproduzione è perfettamente allineata a questo tipo di paradigma, se volete. Perché, come dicevo, aumentano i risparmi delle famiglie, ma senza inibire completamente la spesa e quindi la crescita, se volete, il funzionamento, il girare dell'economia. L'autoproduzione è portatrice di un messaggio di consumo critico e sostenibile, di attenzione ai prodotti, di attenzione agli impatti ambientali e sociali, di attenzione alla crescita delle comunità dei produttori, oppure anche il tema dei diritti umani, il fair trade. Un'altra cosa importante è che diciamo così, consumatore che autoproduce e che è anche spesso un consumatore critico può imprimere un cambiamento nel mercato dei consumi orientandoli alla sostenibilità. Questo è il tema a me molto caro del voto nel portafoglio, nel senso che noi attraverso le nostre scelte come consumatori possiamo effettivamente cambiare parzialmente, stiamo sempre parlando di una nicchia ma molto importante, in qualche modo il sistema socio-economico. E un atteggiamento, appunto, apparentemente semplice può in realtà spostare l'asse dell'interesse delle imprese, perché se scegliamo imprese sostenibili e prodotti sostenibili, non dico boicottando tutte le altre, però possiamo effettivamente dare una direzione al mercato. Grazie.